Passiamo adesso al successo del Napoli a Bari per 2-1. Franco Strippoli. Innanzitutto è doveroso tributare un lungo applauso alle due sportivissime tifoserie, davvero molto corrette. Poi l'incontro, un incontro gradevole, il Bari è partito di slancio, ha messo in difficoltà il Napoli, addirittura avrebbe potuto archiviare questa gara dopo 6 minuti, poi il Napoli ha trovato le giuste cadenze, ma ha soprattutto ritrovato i guizzi vincenti di Bruno Giordano, che ha segnato 2 gol e colpito un palo. Ma vediamo subito le immagini di questa partita, che si è vivacizzata sin dall'inizio, al 3° minuto. Il Bari è andato in gol con questo gran tiro in diagonale di Sola, che ha sorpreso Garella, grande entusiasmo dei 34.000 spettatori presenti oggi allo stadio della Vittoria. Poi il Napoli ha rischiato grosso dopo 3 minuti, al 6° minuto questo gran tiro di Piracini si è stampato sulla traversa, grosso brivido per Garella. Poi il pareggio del Napoli, cross di Caffarelli, riprende Giordano, una corta respinta di Detrizio e pareggia il 1-1 al 12°. Il Napoli è ancora insidioso con Bertoni. Poi Giordano ancora a volo, cerca di sfruttare convenientemente questo lancio di Bagni. Poi nella ripresa il Bari ha una buona opportunità con Gridelli, che calcia però al lato. Ancora il Napoli in avanti e Giordano, vedete, con una finta di corpo segna la seconda rete. Il Bari cerca di riequilibrare le sorti della partita con questo colpo di testa di Raidau, che Garella ben piazzato para. Poi ancora Giordano che colpisce il palo. Da segnalare al 37° l'espulsione del barese Detrizio per un intervento su Giordano, decretata dall'arbitro Casarin, apparso oggi non in buona forma. Da Bari è tutto, linea Paolo Valenti.